Sperando che abbiamo bisogno di salvezza, salvarci da tutte, da tanto. Crediamo che Cristo sia il Salvatore, solo bisogna capire in che senso sei salvatore. Perché se è vero che lui è Salvatore, dobbiamo accettarlo e mettere in pratica ciò che lui ci ha detto. E questo avviene anche andando a fondo al significato del Cristo. Siamo contenti, applaudiamo Bruno Abruzzo per queste iniziative che ormai si ripete da solo circa. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea sarì in Giudea e alla città di Davide chiamata Betlemme per farsi registrare insieme con Maria sua sposa che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Com'è che dicevano gli angeli? Gloria a Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. O di buona volontà o che egli ama. Avete visto, questo caro Signore ha voluto leggere da questo libro. Sapete quanti anni fa è stato scritto, non adesso stampato, ma l'autore di questo libro l'ha scritto quasi 2000 anni fa, questo Vangelo, questi racconti, e sono arrivati fino a noi, stanno arrivando dappertutto, in tutta la terra. È una notizia veramente, veramente sconvolgente, ma è tanto grande questa notizia che noi non ci crediamo. Aspettavo questa. Una cosa così particolare, una cosa bellissima, a parte davvero un'organizzazione straordinaria, complimenti. Grazie. La banda fuori, il coro Lute di Rutigliano. Hai creato un'atmosfera eccezionale. Poi, ecco, le tue opere le stiamo già apprezzando, ma avremo modo di apprezzarle con calma. Vito, davvero, la nascita di Gesù, lo diceva Don Lorenzo, ha cambiato la storia del mondo. E fare riferimento in queste opere alla nascita del nostro Salvatore, per noi, ecco, è un momento di riflessione, è un momento di grande riflessione in questo particolare, tra l'altro,
in questa particolare congiuntura storica in cui abbiamo problemi di crisi, abbiamo problemi economici, abbiamo problemi anche economici nella nostra amministrazione, come tu sai benissimo. E queste, no, devo dire che queste iniziative ci danno un grande coraggio, perché sei stato bravissimo a farlo nel centro storico, perché noi ci teniamo tantissimo al centro storico, ci teniamo tantissimo alla nostra storia e a portare visitatori in questa zona. Queste sono iniziative che vogliamo promuovere come amministrazione. Qui deve nascere questo tipo di attività, devono nascere, devono proliferare. Bene, io porterò nel cuore le immagini di questi presepi. Io dal 19 al 23 vado a Betlemme, vado a rappresentare, sono stato invitato dal sindaco di Betlemme. Beh, allora, e spero di avere poi qui a conversare. Se posso avere l'onore, possiamo anche regalarvi un presepe mio e portarlo eventualmente, a scelta vostra, non so. D'accordo. Perché sto cercando di far entrare Conversano nelle città storiche del Mediterraneo. Bellissima questa cosa. Di cui fa parte di questa conferenza di città storiche, fa parte Betlemme. Si organizza il concerto per la pace a Gerusalemme e il concerto per la vita a Betlemme. Bellissimo, bellissimo. Caso, perché si fa appunto i pressi della grotta. Beh, abbiamo l'occasione dell'assessore. Abbiamo anche l'assessore. Assessore Pasqualino Sibiglia. Sicuramente. Grazie. Quindi, ripeto, porterò con me nel cuore queste immagini, questa tua iniziativa. Grazie. Perché parlerò di questa cosa al sindaco di Betlemme, sperando di poterlo avere qui con noi. Magari. Magari Don Lorenzo, sono certo che sarà felicissimo di questa cosa. Bene, io sono stato davvero, pochi giorni fa. Lo so, è Terra Santa, lo so. Ecco perché. Ho fatto il vescovo. Sì. Questi scambi con la Terra Santa sono importanti. Speriamo di portare anche noi un sorriso, un messaggio di pace in quelle parti del mondo, per quel poco che possiamo, quel poco che possiamo significare. Però penso che un segnale dalle nostre terre sia doveroso e sia assolutamente dovuto a quelle parti dell'umanità, dove poi nasce la nostra storia, la nostra cultura religiosa e non solo religiosa. Bene, io vi ringrazio tantissimo ancora Vito e vorrei, non so se deve intervenire sì, qualcuno. Sì, sì, allora l'assessore Pasqualino Sibiglia. Grazie. Mettetevi d'accordo. No, sì. No, io che dire, io ho vissuto in diretta questo allestimento di questa mostra, perché io abito proprio qui su. Allora, senti, mi ha detto Vito, dice... hai sentito qualche... ogni tanto sentivo un trapano a mezzanotte che funzionava, però sapevo... Buon segno, un segno di operosità, che stava lavorando qualcuno. No, che dire, Vito è un ragazzo pieno di risorse, insomma, vedendo questi presepi, è sempre stato, io sono sempre stato negato, pur essendo architetto, devo dire la verità, sono sempre stato negato, non ho molta manualità e vedere queste cose mi fa molto piacere, mi piacciono molto, sono sempre cose che avrei voluto fare io, ma non sono mai riuscito. Che dire, ti faccio i miei complimenti. Grazie. Continua così che vai benissimo. Grazie. Tocca a me. Allora, mi dispiace di essere arrivato un po' in ritardo, ma le cose da fare qui, essere presenti, erano parecchie oggi. E comunque, io posso soltanto dire una cosa, ma la dico veramente dal cuore, a prescindere che ahimè l'ho visto crescere, cioè vuol dire che ho qualche anno in più, perché insomma, con l'altro personaggio fratello, siamo cresciuti insieme. Però tolto questo, posso dire soltanto una cosa, che come assessore alla cultura, come colui che in qualche modo è tenuto quindi a collaborare, o comunque a tanta gente con la quale collabora per la realizzazione degli eventi, se fossero tutti come Vito io sarei a posto, perché praticamente ha fatto tutto lui e mi ha chiesto semplicemente varie autorizzazioni, che è il minimo che si possa fare, quindi veramente bravo. Io che invece un po' di manualità magari ce l'ho, so anche la difficoltà nel fare tutte quante queste cose qua, quindi l'apprezzo ancora di più. Veramente alla grande, quando vuole, sai benissimo che l'appoggio è pieno, quindi continuiamo così. Grazie. E andiamo avanti. Grazie.